Ciao. Ciao. Allora, guarda, lì ho una previsione, ok? Qui un mazzo di carte tutte quante completamente differenti, ok? Allora, guarda, fai una cosa, prendi pure una carta. Guardala. Ok. Tienila pure qui. Qui avevo una previsione, ok? Non ci crederai, ma la previsione coincide perfettamente con la tua carta, il 7 di fiori. No. Questo è il 4. Il 4. Sì. Oh mamma mia. Aspetta un attimo, aspetta. Voglio bruciare addirittura questa previsione. Non ne voglio avere neanche più il ricordo. Vediamo un po', ecco, se riesco. Un attimo, che succede? Guarda. No. Il 4 di fiori, proprio come la tua carta. Un mazzo di carte, quale vuoi? Vogliamo Il blu. fare il gioco al blu? Sì. Perfetto, allora questo è il tuo mazzo blu, lo mettiamo qui. Allora, fai una cosa. Dimmi stop quando vuoi. Qui Stop. Sì. prendi la carta, guardala e falla vedere anche in camera. Ok? Ok. Guarda, non ci crederai, ma nel mazzo di carte che avevi scelto tu avevo fatto una previsione. Questa la metto qui. Sì, guarda, avevo fatto una previsione, infatti, in un mazzo di carte c'era una carta, solamente una carta, girata. E guarda, non ci crederai, ma oltre a essere girata, era anche l'unica di dorso rosso rispetto a un dorso blu. Il 3 di fiori, la tua carta. No, non era il 3 di fiori. Che carta era? Asso. Aspetta un attimo, allora. Guarda, perché il 3 di fiori è comunque una carta molto particolare, molto sensibile anche al fuoco, perché guarda, basta accendere. Magicamente il 3 di fiori diventa istantaneamente la tua carta.